Dopo aver visto il menu rapido della macchina fotografica e la ghiera nella selezione delle modalità, oggi andremo a vedere quali sono le modalità migliori e come sceglierle per la nostra fotografia di paesaggio. Ciao a tutti ragazzi, sono Nick, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi elencheremo le modalità migliori da utilizzare quando facciamo fotografie di paesaggio e in base a cosa sceglierlo. Adesso dovremo già conoscere abbastanza bene quello che è il triangolo delle esposizioni e se non avete ancora visto i miei video vi lascio qua il link, è una serie di 4 video, guardateli perché sono molto utili per capire tutto quello che vi sto per dire adesso. La prima cosa da tenere in mente quando stiamo per fare una fotografia di paesaggio, dobbiamo pensare a che risultato vogliamo ottenere, come vorremmo lo scatto finale. E dopo aver fatto questa scelta, quindi che effetto dare alla foto, decideremo in che modalità scattarla, se magari usare la modalità full manuale, se magari usare anche solo la modalità automatica senza flash, o magari è meglio usare la modalità S, che è la priorità di tempi di scatto, o A, che è la priorità di apertura di diaframmi. Quindi, come primissima cosa, c'è da avere già in mente che effetto finale si vuole ottenere. E poi, di conseguenza, andremo a scegliere la modalità. E adesso vi dico il mio percorso logico che faccio quando sto per andare a scattare una foto. La prima cosa che faccio prima di scattare una fotografia di paesaggio e incominciare a giocare con i settaggi della macchina fotografica, mi chiedo come sono le condizioni climatiche. C'è tanto sole? Poco sole? Siamo all'ombra? Siamo al buio? È l'alba? È il tramonto? E già con questo mi faccio un'idea di più o meno che ISO dovrò usare e che tempi di scatto dovrò usare, appunto per raccogliere abbastanza luce all'interno del sensore. Poi, guardandomi attorno, vedo se c'è dell'acqua in movimento, se c'è del vento che sta muovendo delle foglie, se ho degli oggetti molto vicino alla camera o se magari sto fotografando qualcosa di molto lontano. E ovviamente ragiono in base all'effetto finale che vorrò dallo scatto. E da qui inizia la mia scelta, che modalità usare, come impostare la macchina fotografica, quanto tenere l'ISO, eccetera eccetera. Quindi immaginiamo di essere in un boschetto, in una mezza foresta e vogliamo fotografare dell'acqua in movimento, come questa qui che ho alle spalle. Qui appunto ero in un mezzo boschetto, c'era questa bellissima acqua in movimento e ho deciso di catturare questo scatto perché mi piaceva tantissimo il posto e volevo portarmi a casa uno scatto di quello che stavo vedendo. E ho incominciato a ragionare. Qui era l'alba, quindi non c'era tantissima luce, c'era dell'acqua in movimento. Quindi mi sono detto che avrei potuto ottenere gli ISO bassi soltanto se avrei alzato di più i tempi di scatto. E siccome volevo tenere tutta l'immagine ben a fuoco, ho stretto di molto il diaframma. Qui siamo a F11 o F16, perché appunto volevo tenere tutta l'immagine a fuoco, dal primissimo piano, come vediamo qui, fino allo sfondo. Poi ho ragionato sul tempo di scatto che volevo utilizzare. Volevo sì che l'acqua fosse mossa, ma non volevo troppo effetto seta, diciamo, non volevo tenere l'acqua troppo come il latte, troppo uniforme e omogenea. Volevo vedere questi tagli, queste texture, questo dettaglio nell'acqua che con un tempo troppo elevato non avrei ottenuto, avrei tenuto tutto un mappazzone. Quindi ho tenuto i tempi abbastanza lenti, ma non troppo, qui siamo circa a 0,5 secondi, che è un tempo abbastanza lungo, ma non troppo, e poi ho regolato gli ISO di conseguenza. Ovviamente cercando di tenerli più basso possibile e però nello stesso momento è bilanciare il triangolo dell'esposizione. Quindi in questa foto ho scattato in S, quindi in priorità di tempi di scatto. Ho impostato 0,5 secondi, 0,4 secondi comunque all'incirca. Ho impostato gli ISO in manuale per tenerli il più basso possibile e ho lasciato fare alla fotocamera il resto e mi ha regolato appunto l'apertura del diaframma a F11 o F16. In un altro esempio, che è questo qui che ora si vede poco, comunque ve lo metto qui a schermo, questo è uno dei primi scatti che ho fatto con la mia Nikon D5600. In questo scatto, siccome come vi ho già detto ragazzi, all'inizio io volevo scattare solo in manuale per imparare tutto quello che era il triangolo dell'esposizione, questa l'ho scattata in manuale. In più il manuale mi ha aiutato perché eravamo in una condizione molto molto buia, era notte e come sappiamo il software della nostra fotocamera fa molta fatica a riconoscere le scene notturne, quindi ho impostato tutto in manuale, dall'ISO ai tempi di scatto ai diaframmi.
Siccome in questo scatto comunque volevo tenere l'effetto dell'acqua super morbida e super, diciamo, uniforme, senza avere degli schizzi strani, ho tenuto i tempi di scatto molto molto alti. Qua siamo a 2 o 5 secondi addirittura. Come possiamo vedere dalle alte luci abbiamo queste stelline sui lampioni, quindi siamo a F16 o addirittura F22 e ovviamente ho regolato gli ISO di conseguenza. Avendo i tempi così tanto alti, anche con i diaframmi chiusi, comunque sono riuscito a stare abbastanza basso con gli ISO. Qui credo che siamo a ISO 800, ISO 1600, quindi è alto ma non troppo da introdurre troppo rumore. Quindi se state scattando di notte e volete appunto degli effetti molto particolari, usate assolutamente il full manuale, appunto per poter regolare tutto quello che volete e ottenere proprio l'immagine come la volete. Quindi in questo scatto abbiamo l'acqua molto molto mossa, molto molto sfocata, e le stelline sui lampioni dati da un diaframma molto chiuso, ed era proprio questo l'effetto che volevo ottenere. Poi un'altra modalità che uso tantissimo, come vi ho già detto ragazzi, è la modalità A, quella a priorità di diaframmi, perché facendo molta fotografia di paesaggio mi piace molto avere tutta l'immagine ben a fuoco, e per questo utilizzo diaframmi molto chiusi, F11, F16, F22, e in più se utilizziamo questa chiusura di diaframma di notte otteniamo, come abbiamo già visto, l'effetto stellina sui lampioni, e questo effetto è veramente molto interessante, e all'inizio si fa veramente molta fatica a capire come ottenere quell'effetto. Magari si vedono delle foto su Instagram, su Facebook, su qualche forum eccetera, che hanno questo bellissimo effetto sulle alte luci, soprattutto sui lampioni, e si fa fatica a capire come si possa ottenere quello scatto. Molti pensano sia fatto in post produzione, e invece no, basta tenere appunto il diaframma molto chiuso, F11, F16 o F22. Infine, come abbiamo già visto nel video del triangolo dell'esposizione dove parlavo degli ISO, regoleremo gli ISO di conseguenza, cercando di tenerli il più basso possibile ma abbastanza alti da permetterci di catturare abbastanza luce nella foto. Perché la cosa fondamentale di uno scatto non è la composizione o quello che stiamo fotografando, ma è l'esposizione che abbiamo in quella foto, la luce, come reagisce la luce all'interno dello scatto e che effetti si possono ottenere dalla luce che catturiamo, perché tutto quello che vediamo e quindi tutto quello che catturiamo con il nostro sensore è luce colorata. Quindi cerchiamo in qualunque modo di non avere scatti sottoesposti o sovraesposti, perché anche in post produzione sarà molto molto difficile recuperare quello scatto. Ovviamente il range dinamico cambia tantissimo in base al corpo macchina che abbiamo e alla qualità del sensore, ma questo è comunque una buona usanza anche se abbiamo delle macchine top di gamma che ci permettono tantissimo di recuperare sia le alte luci che le ombre. Quindi ragazzi, cerchiamo di ottenere sempre uno scatto esposto correttamente. È meglio introdurre un pochino in più di rumore dato dagli altri ISO piuttosto che avere un'immagine sottoesposta, perché appunto quando andremo a recuperare quello scatto cercando di aumentare un po' l'esposizione andremo a introdurre molto più rumore di quello che invece avremmo introdotto alzando gli ISO in camera. Con questo video avete imparato pienamente che modalità utilizzare in quale condizione e in base a cosa deve ricadere la nostra scelta. Vogliamo l'effetto dello sfocato dell'acqua oppure vogliamo degli elementi super fermi e frizzati, quindi abbasseremo tantissimo i tempi. Vogliamo l'immagine tutta a fuoco, vogliamo del fuori fuoco, vogliamo l'effetto stellina sui lampioni, andremo ad agire sul diaframma. Oppure stiamo scattando in una condizione molto strana da leggere per la nostra macchina fotografica, come può essere in pieno buio, come può essere di notte mentre fotografiamo le stelle, oppure vogliamo ottenere degli scatti molto strani e molto particolari, allora andremo a scattare in full manuale, regolando noi tutti i parametri. Oppure stiamo facendo un viaggio in città da turisti e non vogliamo dover perdere troppo tempo a regolare le modalità della macchina fotografica, magari non abbiamo nemmeno il cavalletto dietro e sinceramente non avrebbe neanche senso. E quindi vogliamo ottenere un buono scatto senza troppo lavorarci dietro, e magari appunto vogliamo provare a giocare con i tagli di luci e ombre dati dai palazzi, dati da, appunto dal sole che sbatte sui palazzi e ci dà un sacco di ombre. Quindi potremmo usare tranquillamente la modalità automatica senza flash,
per cercare un po' di più di concentrarsi sulla tecnica e sulla composizione dell'immagine senza dover pensare a come regolare i parametri, a quanto mettere gli ISO, a che apertura usare, ma concentrandoci esclusivamente sulla composizione e sulla tecnica della foto che vogliamo ottenere. Ragazzi, per oggi il video termina qui. Se ti è stato utile e vuoi sostenere il canale, lasciami un like per spingere i miei video a un pubblico maggiore. Iscriviti al canale se non sei ancora iscritto e premi la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei nuovi video. Pubblico 2 contenuti a settimana, il martedì e il venerdì alle 10. Seguimi su Instagram, nicolas.toninelli, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!